Anche se probabilmente sospettavate già che si potesse trattare di Alzheimer o di demenza, è inutile negare che lo shock, dopo la diagnosi c'è inevitabilmente. Allora, il primo consiglio è un piccolo suggerimento pratico, sperimentato e garantito. Prendete una scatola grande, buttateli dentro tutto. Certificati medici, fogli con appunti, liste di cose da fare, indirizzi mail, biglietti da visita, nomi di contatto, tutto quello che è collegato alla persona che ha ricevuto la diagnosi e i suoi documenti clinici e non. Non preoccupatevi in questo momento di archiviare, di organizzare, di classificare, quello arriverà dopo. L'importante è che soprattutto nel periodo iniziale in cui confusione, sconforto, timori e preoccupazioni si accavallano in modo caotico, non dobbiate prestare attenzione a dove sono i documenti o i fogli che in futuro potrebbero essere importanti. Quindi condividete questa scatola con altri familiari o amici, saprete tutti dove andare a cercare a colpo sicuro. La diagnosi arriva quasi sempre dopo che la persona ha già manifestato dei problemi piccoli o grandi. In Italia talvolta si ritiene che parlare di malattie e problemi familiari sia da evitare, si teme di esporre la persona o tutta la famiglia a chiacchiere e critiche. Invece può essere di aiuto, per tutti parlare della diagnosi ai parenti, agli amici, ai colleghi, ai vicini. Che è molto facile che abbiano già notato dei cambiamenti nella persona o proprio in noi. Sapere quindi della diagnosi li aiuterà a comprendere meglio la situazione e darà loro l'opportunità di offrire aiuto o sostegno, oppure di organizzarsi per sottrarsi a qualsiasi impegno. Inutile negare che talvolta le reazioni non sono quelle che ci saremmo aspettati, ma tanto vale saperlo prima di farsi delle illusioni. L'Alzheimer e la demenza sono paragonabili a delle maratone, non a degli sprint. Per rimanere efficienti a lungo è importante non essere soli e coinvolgere parenti e amici può mettere in moto risorse importanti. L'Alzheimer e la demenza, gli altri tipi di demenza, sono malattie di cui si parla moltissimo, ma noi non possiamo sapere quale immaginario hanno nella loro testa le persone con cui parleremo. Quindi possiamo decidere di passare informazioni che ci aiutino a modellare la visione di chi ci circonda. Per esempio, potete segnalare il sollievo che tutta la famiglia prova nell'avere finalmente una spiegazione a comportamenti o sintomi di cui negli ultimi tempi non si riusciva a comprendere la causa. È importante anche sottolineare che la persona è la stessa di prima della diagnosi, che nonostante ci siano stati dei cambiamenti in alcuni comportamenti o in alcune attività, siano più complesse di prima queste attività, ma la salute della persona in generale non è cambiata. Spiegate che si tratta di patologie che si presentano in modo diverso a seconda delle persone, che la progressione in genere è lenta e che quindi non si tratta di affrontare un'emergenza. Secondo la nostra esperienza, la cosa che colpisce di più le persone è la perdita della memoria. Almeno alcuni degli amici e parenti probabilmente penseranno principalmente a questo aspetto, al timore di non essere più riconosciuti, di non poter più parlare del passato comune. Ecco, ricordate loro che si tratta di un processo molto lento e che stare vicino alla persona con demenza aiuta a mantenere un rapporto che col tempo può sopravvivere anche senza ricordi comuni. Anche l'idea di non essere più riconosciuti è spesso un fantasma più negativo di quello che accade nella realtà. Molto spesso, anche se la persona non ricorderà a un certo punto nomi, dettagli biografici o livello di parentela, continuerà comunque a manifestare tranquillità, familiarità con chi lo visita regolarmente, quindi a sorridere, a scambiare sguardi, piccoli o grandi,
scambi di battute e di dialoghi. Può essere saggio incontrare i parenti, fratelli, cognati, nuore, nipoti, figli, tutti quelli che pensate potrebbero o dovrebbero avere un ruolo nel percorso che state per affrontare. Alcuni compiti andranno suddivisi con altre persone, tanto vale parlare chiaramente. Sondare quindi la disponibilità dei parenti e cominciare a ragionare insieme su come organizzarsi. Ci saranno delle priorità. In un primo momento potreste aver bisogno di qualcuno che aiuta nei lavori domestici, che fornisce un sostegno di natura più emotiva o fa compagnia, o di chi può aiutare nell'accompagnare a fare visite mediche o attività a cui altrimenti non sarebbe più possibile partecipare. Potreste aver bisogno di chi aiuta a gestire i rapporti economici con la banca, le assicurazioni, chi può aiutarvi a sbrigare le pratiche amministrative di assistenti familiari, io le badanti, tenere contatti con i medici, fare ricerche in internet per trovare risposte ad alcuni dubbi e problemi. Potete cominciare a pensare a ciò di cui potreste aver bisogno a medio e a lungo termine, ma affrontare intanto insieme i primi passi faciliterà certo la strada per il futuro. Fotocopiate i documenti e i dati di accesso, carte d'identità, carta di credito, PIN, codice fiscale, tessere sanitarie, tessere varie, tutto ciò che può essere smarrito con facilità. Se la persona è d'accordo, proponetele di tenere con sé le fotocopie dei documenti di cui non è strettamente necessario avere l'originale. Per il resto, in caso di smarrimento, sarà molto più facile ottenere dei duplicati se avrete fotocopie di tutto. Quindi ricordate la scatola del primo suggerimento, mettete lì tutto. Tenete un quadro o un block notice a portata di mano, portatelo con voi anche quando siete fuori casa. Prendete nota di tutti i dubbi e le domande che vi vengono in mente. Cercate di scrivere accanto a ogni dubbio il nome della persona, dell'ente che potrebbe rispondere, uffici ASL, medico di famiglia, sacerdote, parente stretto, fisioterapista, neurologo, assistente sociale, amici di famiglia. Ogni tanto controllate la lista e cercate le risposte.